con questo look da pestaglia e capelli raccolti, vi do il benvenuto a un nuovo vlog. È martedì 27 febbraio, sono a casa un paio di giorni dal lavoro. Sono le 10:40 del mattino, ormai anche un pochino più tardi. Mi sto facendo una tazza di tè e volevo mangiare un paio di biscotti perché ho fame. Mi sono alzata per le 10, ma tra una cosa e l'altra me la sono presa con calma, quindi adesso mangerò e poi volevo scrivere oggi e domani sono a casa dal lavoro, quindi volevo approfittarne. Piccolo aggiornamento del punto in cui sono al momento. Se avete visto l'ultimo vlog, sapete che ho finito l'editing dei primi 4 capitoli e ora sto scrivendo il 5° capitolo. La prima scena, che era molto corta, l'ho completata in fretta e adesso sto lavorando alla seconda scena. Ho superato le 23.000 parole totali nel romanzo, sono molto contenta. Per ora le cose stanno procedendo bene, anche se al mio solito ritmo, purtroppo molto lento. Devo, oltre che a scrivere oggi, fare ripetizioni, ma soprattutto devo scrivere un po' l'ordine del giorno perché ho programmato un incontro in videochiamata con la mia beta domani per poter parlare della storia, perché non siamo riusciti a fare brainstorming di niente perché non riusciamo a combinare i nostri orari, quindi ci siamo detto che diamoci un appuntamento settimanale o qualcosa del genere, così almeno abbiamo tempo per effettivamente metterci giù e parlare un po' della storia. Quindi dovrò fare quello, è semplicemente un documento, insomma, non so se lo farò su Notion o su Google Doc, in cui scrivo le cose di cui mi piacerebbe parlare con lei, almeno da avere l'idea di cosa affrontare. Non so se sarà un'ora, un'ora e mezza, però ecco, sapere bene di cosa voglio parlare naturalmente è essenziale per poter usare al meglio il tempo che abbiamo. Comunque adesso farò colazione, poi mi metterò un po' sul divano a leggere e scrivere e fino alle 15 non ho ripetizioni, quindi fino ad allora voglio concentrarmi sulla scrittura. Sono le 20:15, alla fine oggi ho fatto brainstorming per 1 ora e 15 circa. Ho riassunto fin dove sono arrivata nella storia e cercato di lavorare un po' sui beat di Save the Cat per capire bene come proseguire, in modo che anche la mia beta domani abbia un'idea di a che punto è la storia, indipendentemente da quello che già sa. Adesso volevo mettermi a scrivere un po', anche se sinceramente sono abbastanza stanca, però ecco, volevo evitare di avere zero parole. Quindi vedrò, devo finire di segnare un attimo le cose di cui voglio parlare alla mia beta e poi se ho la forza mi metterò un po' a scrivere. Se no, penso che potrei mettermi a leggere. Ho appena iniziato un nuovo libro, è uno di quelli che avevo preso in quella piccola biblioteca gratuita per turisti che si trova su in montagna da me per lo scambio libri e mi sta piacendo, ho letto giusto i primi capitoli. È un thriller abbastanza simile a quello che sto cercando di scrivere, quindi voglio, ecco, prendere spunto. Sono le 15:10, sto aspettando che la mia beta finisca velocemente di leggere il riassunto molto semplice che le ho fatto della storia, così almeno siamo in pari. Oggi non ho ancora fatto nulla, dopo questa sessione di brainstorming insieme vedrò di fare qualcosa, perché non ho scritto molto ieri, alla fine una sessantina di parole, ma poi mi sono un attimo bloccata su un punto, quindi devo più avanti fare brainstorming anche su quello perché è una conversazione, però prima voglio vedere un attimo il brainstorming che faremo in questa sessione, poi deciderò come procedere e se scrivere un po' dopo. Sono le 22, mi sono messa il mio bel pigiamino perché sono andata a dormire. Domani lavoro al mattino, quindi devo alzarmi alle 5. Quindi abbiamo fatto 1 ora e mezza circa di brainstorming, abbiamo parlato un po' di tutto, sia scene specifiche che cose della trama generali, che il background dell'antagonista, quindi tutto quello di cui diciamo mi ero appuntata. Ho poi fatto un'altra ora io di diciamo ulteriore brainstorming, perché mentre parlavamo ho preso qualche appunto veloce, ma non ho diciamo ben scritto i ragionamenti eccetera, quindi ho ripreso tutti gli appunti e li ho ampliati, cercando un po' di scrivere il ragionamento che abbiamo fatto a voce, così da non perdermi dei pezzi. E niente, sono molto soddisfatta, quindi mi sto muovendo nella giusta direzione. Sono 2 giorni però che non scrivo la scena vera e propria, quindi da domani vorrei riprendere a scrivere. Sono da poco passate le 11 di venerdì, avrei dovuto essere in ufficio a fare il turno, ma sto lavorando da casa. Non sono riuscita a scrivere niente ieri e spero di riuscire a fare qualcosa. Ieri ero davvero stanca e quindi mi sono presa un giorno di pausa. Devo ancora fissare, diciamo, un po' gli obiettivi del mese, però in linea generale continuerò a cercare di scrivere e fare brainstorming contemporaneamente, così da andare avanti appunto nella stesura. Il brainstorming con la beta è stato molto utile, però devo ancora un attimo fermarmi a vedere i vari pezzettini. Ho avuto un'ottima idea per il prologo, quindi potrei provare a scrivere quello oggi o nei prossimi giorni, così da avere un'idea di come buttarlo giù. In ogni caso, piano piano si va avanti.
Sono quasi le 9 di sera. L'unica cosa che ho fatto è stata mettere, diciamo, l'obiettivo di parole, ore, eccetera, sul mio tracker per il mese di marzo. Non so se questi mesi resteranno stabili. In linea di massimo ho messo che vorrei scrivere 5.000 parole, però spero di riuscire a scriverne un po' di più, perché febbraio comunque per la prima parte ho sempre editato, quindi alla fine ho scritto 3.600 parole circa. Però adesso che ho un mese di solo scrivere, spero di raggiungere 5.000 e oltre. Però vedremo insomma un po' come andrà, ecco. Adesso quindi andrò ad accendere una candela e poi mi metterò a fare un attimo brainstorming e poi a scrivere un po'. Di sabato, oggi ho fatto il live, ho scritto 979 parole e poi mi sono fermata per fare un po' di brainstorming su un dialogo successivo e la fine della scena. Quindi non l'ho completata, ma sono comunque soddisfatta. Negli ultimi giorni mi sono un po' fatta distrarre da altre cose, però piano piano il capitolo sta prendendo forma e anche i, diciamo, passaggi successivi. Oggi sono intorno a notte, quindi sono appena riemersa dal mio pisolino preturno e adesso vado giù per vedere cosa fare per cena. Dovrei fare il risotto e mettere a mollo i funghi. In più mi si è rotto lo schermo protettivo del telefono, il vetro temperato, quindi devo cambiare pure quello. Quindi ci sarà da ridere, io e la mia abilità manuale, cercare di far quadrare lo schermo correttamente, però ci proviamo. Sono a casa da solo perché mio fratello è fuori a cena, mia mamma è in montagna per il weekend, io lavoro, quindi ovviamente figurati se potevo andare. Quindi niente, sarà una cena in solitaria con Netflix probabilmente. Di domenica, oggi ho preso proprio una giornata con molta calma e leggerezza perché ho fatto la notte, quindi ho staccato alle 7 di stamattina, ho dormito fino all'1:30 e poi ho pranzato e mi sono messa a guardare il mio sito web come autore. Già 4 anni fa avevo fatto un account su Wix e avevo iniziato a giocarci un po' e fatto un, diciamo, un sito web così senza comprare dominio né niente, giusto per cercare di capire cosa volevo fare. Non era venuto malissimo, ma non era esattamente chissà che cosa. In più non era adatto per il genere di libri che alla fine ho deciso di scrivere, che sono quindi dei thriller. Quindi oggi per un paio d'ore mi sono messa a giocare, a rifare da capo il sito e credo che mi stia piacendo. Ovviamente non c'è poi molto da dire. C'è una pagina su di me, c'è integrato il canale YouTube, c'è una pagina sui libri, ma sono giusto 4 informazioni sui progetti in corso, naturalmente, perché non ho pubblicato ancora niente. Sto provando, insomma, a metterci tutte le informazioni che metterei se fossi un'autrice pubblicata, quindi mi sta piacendo esteticamente e sia a livello di contenuti. Quindi per un paio d'ore ho fatto quello, poi avevo un mal di testa terribile, quindi ho preso un Oki e mi sono stesa un attimo. Ho ritirato poi i panni e quando è arrivato mio fratello siamo andati a cena da mio padre. Mentre ero lì ho fatto una mezz'oretta di brainstorming sull'iPad dopo cena e adesso mi sto facendo una tazza di camomilla e volevo scrivere un po', visto che non ho scritto niente, però ecco. Proprio easy, tra un'oretta vorrei già andare a dormire, un'oretta, un'oretta e mezza, giusto il tempo di digerire perché poi domani mattina lavoro dalle 9 alle 17, quindi devo prendere il treno alle 8 e devo alzarmi alle 7, quindi voglio dormire, ecco. Soprattutto perché sono ovviamente un po' scombussolata dal fatto che sono andata a dormire alle 7 del mattino, mi sono alzata all'1:30, quindi i miei ritmi sono veglia, come sempre dopo il turno notte sono un po' scombussolati. Il 5 marzo e io sono a casa dal lavoro, ho solo le ripetizioni oggi pomeriggio dalle 3 alle 4 e dalle 5 alle 6, ma per il resto sono libera. Ho già preparato tutti i materiali, quindi ho deciso di mettermi un po' a scrivere. Alla fine ho fatto una sola sprint perché mi sono un po' lasciata distrarre un po'. Stavo chattando con i miei amici, un po' mi sono arrivati dei messaggi sul telefono a cui dovevo rispondere, quindi non sono riuscita a concentrarmi, però ho concluso il capitolo 5. È comunque da rivedere, ci sono dei dialoghi naturalmente da ampliare, eccetera, però per ora
va bene così. Adesso sono le 12:15, quindi vorrei andare a mangiare prima di mettermi a scrivere ancora un po' e poi fare ripetizioni. Una volta finito di pranzare mi sono messa a rivedere la plot grid che sto usando per plottare il progetto Urbex. È un metodo che prevede di usare un foglio Excel o un foglio di Google per avere diverse colonne e plottare diversi, diciamo, aspetti della storia contemporaneamente, avere una visione, diciamo, globale di tutto. E ne ho fatto una versione che però non è aggiornata e non è esattamente funzionale, quindi prima di andare avanti con il capitolo, visto che devo un attimo vedere la trama del sesto capitolo, ho deciso di prendere in mano e di aggiustare quella plot grid. L'ho fatta su Notion ma non mi trovo bene, principalmente per una questione di caratteri, cioè è troppo piccolo e faccio fatica a leggere grandi blocchi di testo quando sono scritti così in piccolo, quindi ho detto voglio provare a farlo su Excel o su Google Doc. Ho provato prima con una tabella normale su Google Doc, ma restano molto piccole le colonne, cioè il foglio non si sposta orizzontalmente come con Excel o Google Sheet, quindi ho detto non va bene. L'ho fatta su Google Sheet e credo di dover cambiare le colonne, diciamo, che ho per ora, perché ho messo tipo i singoli personaggi, però non so se funziona bene questa cosa, quindi devo un attimo vedere, o magari fare più versioni della stessa plot grid, una versione più generale, una versione personaggio per personaggio, così da sapere cosa i personaggi stanno facendo contemporaneamente agli altri personaggi. Devo un attimo vedere, però il problema con Google Sheet al momento è che non so come mai non mi scorre il foglio di lavoro come vorrei, invece di scorrere all'interno della stessa casella, insomma della stessa colonna, mi scorre da una colonna all'altra. Quindi spesso le mie colonne, avendo grande testo dentro con la spiegazione di tutta la trama, non riesco a leggere l'intero contenuto della colonna sullo schermo, perché quando scorro per vedere mi salta alla colonna successiva e non riesco a capire per quale motivo. Non so se è una cosa di Google Doc di cui non mi sono mai resa conto perché non l'ho mai usato per scrivere lunghi blocchi di testo in una colonna, o se è una cosa totalmente strana che sta succedendo a me. In ogni caso le ho provate tutte e non riesco a capire come si fa, quindi adesso vedrò un attimo se magari è il caso di farlo su Excel. Non ho voglia perché Google Doc è più comodo, però vedremo. Sono le 11:15 del 6 marzo. Ieri alla fine ho scritto intorno alle 300 parole. Alcune erano note che ho infilato nel bel mezzo della storia, altre erano appunto la fine del quinto capitolo e un paio di righe dell'incipit del sesto. Ho lavorato alla plot grid, la griglia appunto per la trama, e credo che sia uno strumento davvero valido per me, per capire bene cosa succede, perché mi permette di capire cosa accade contemporaneamente nelle varie sottotrame. Quindi ho praticamente diviso in colonne e ho messo ad esempio il numero del capitolo, la data e il giorno, e non ho messo una data vera e propria, ho messo giorno 1, giorno 2, giorno 3. Poi se ho bisogno che un certo capitolo accada in una certa data posso fissarlo e contare i giorni in modo da sapere in quale data effettivamente avviene il fatto, però per ora è giorno 1, giorno 2, e ho anche specificato di solito se è mattina o sera, o comunque cercato di dare dei rimandi precisi. Poi ho messo la trama e ho cercato di essere il più stringata possibile, ma ho dei capitoli molto lunghi dove accadono tante cose, quindi non mi è possibile riassumere la trama in un paio di righe, cioè ho bisogno veramente di includere più dettagli. Quindi sono delle sezioni della trama un po' lunghe, però fa niente, alla fine devo fare quello che funziona per me. Ho messo poi una colonna per le sottotrame investigative, ne ho due ben distinte, una è l'investigazione, l'indagine sul il mistero principale della storia, e uno è quello legato al passato misterioso della protagonista, quindi le ho separate. Poi ho una colonna per l'arco della protagonista, quindi proprio l'arco del personaggio. Ne ho poi altre due per le relazioni della protagonista, una con, diciamo, il protagonista maschile e una con quella che è l'aiutante della protagonista. Li ho diviso in modo da avere un buono sviluppo di entrambe le relazioni. Ho messo poi una colonna per le false piste, quindi tutti quegli indizi che sembrano puntare a una pista che poi si rivela falsa. E poi ho una colonna per l'antagonista in modo da sapere che cosa stia facendo nel mentre e come interviene nella storia. Potrei comunque aggiungere altre colonne, però per ora queste sono quelle che ho, e devo dire che mi sta aiutando molto. Pian piano sto completando tutto, ho messo la parte della trama, dei giorni, insomma il numero di capitoli, però non ho
Non ho completato tutte le altre sezioni, quindi adesso piano piano lo sto facendo in modo da avere una visione globale di tutto e fare un po' il punto della situazione. Devo poi fare anche il brainstorming del capitolo 6 perché so cosa deve accadere, ma di nuovo non so come farlo accadere e sto avendo un po' di difficoltà, quindi spero che completare questa cosa il più possibile mi aiuti a sbloccarmi. Buongiorno a tutti, mi sto mettendo le scarpe perché sto uscendo per andare a prendere il treno che lavoro dalle 9 alle 17 oggi, è venerdì e nei giorni scorsi mi sono concentrata molto sulla Greek Flot e pian piano la sto riempiendo e mi sono venuti anche in mente delle idee per la trama, quindi sta sicuramente funzionando. Però sono arrivata un attimo ad alcuni problemi che sento di dover un attimo sbrogliare con calma prima di iniziare il sesto capitolo perché non so bene dove girarmi, quindi speravo che completare la grid plot mi aiutasse, quindi sto facendo quello. Mi sono anche messa un po' a leggere ieri e sto cercando in generale di non andare in burnout scrivendo troppo o passando troppo tempo dietro alla storia senza fare anche altre cose. E niente, piano piano ho superato le 25.000 parole di poco, però sono contenta. Adesso vado perché sennò perdo il treno. Sono da poco passate le 11 di lunedì. Ieri, alla fine, come avete visto, ho avuto live, ho fatto brainstorming per il capitolo e credo di essere giunta alla conclusione di come far succedere quello che mi stava mettendo un po' in crisi. Non so se funzionerà, ma mi sembra la cosa che abbia più senso. Ho anche fatto un po' brainstorming per quello che deve succedere dopo e credo di aver raggiunto più o meno il punto in cui dopo non so più che cosa debba succedere, quindi sono un po' preoccupata a questo punto, però non sono ancora arrivata lì con la scrittura vera e propria. Quindi spero che nel momento in cui inizierò a buttare giù il capitolo, mi verranno delle idee per poter proseguire. In ogni caso, sto insomma cercando di segnarmi tutte le domande, tutte le cose, eccetera, in modo da poterne parlare con la mia beta con calma quando ho un attimo di tempo. Ieri sono anche andata fuori a cena per il compleanno di due amici, quindi mi sono divertita. Finalmente era una vita che non riuscivo a combinare i miei turni con le disponibilità del mio gruppo e quindi non riuscivo a unirmi alle loro serate, mentre ieri, meno male, essendo a casa, sono riuscita. Sono a casa anche domani, oltre che oggi e ieri, quindi un bel 3 giorni di fila di riposo. Vorrei uscire un po' a fare qualcosa di diverso perché sinceramente mi sembra di passare tutto il mio tempo o al lavoro o in casa a scrivere, il che va bene, però sarebbe carino fare anche qualcos'altro. Oggi c'è il sole e ha smesso di piovere, quindi vorrei approfittarne per andare da qualche parte. Adesso non so se i miei amici sono disponibili, non credo perché lavoriamo e o studiamo tutti durante il giorno, però magari provo a chiedere. Se mi dicono di no, pensavo di andare in biblioteca nel paese accanto. Hanno una bella biblioteca molto grossa con i tavoli dove si può stare a lavorare. Ci sono passata l'altro giorno per la prima volta in tipo 10 anni e ho deciso che tanto vale che se devo scrivere lo faccio magari in un ambiente un pochino più diverso dal solito e in più mi faccio una passeggiata, c'è un parco lì vicino, quindi almeno non sto chiusa in casa. Però ecco, vediamo. La biblioteca oggi è aperta la mattina dalle 9 alle 12.30, ormai sono le 11, è inutile che vada, dovrei poi tornare per pranzo. E poi il pomeriggio dalle 14.30 alle 19, mi pare. Quindi penso di andare direttamente per le 14.30, così prendo posto e mi metto un po' a scrivere. Devo preparare le lezioni di inglese per le mie studentesse, tra virgolette, perché domani ho ripetizioni. In parte alcuni sono già fatti, altri invece devo mettermi a prepararli. Non dovrebbe volerci molto, quindi volevo farlo ora prima di pranzo. Alla fine, naturalmente, tutti i miei piani sono andati a farsi rovinare perché ho avuto in ordine problemi con il portatile, quindi non mi sono fidata l'idea di andare con il portatile fuori perché sarebbe stato un viaggio a vuoto se avesse avuto dei problemi, quindi mi sono detta no. E in più ho avuto una cosa improvvisa di lavoro a cui ho dovuto lavorare, quindi non sono andata, ho finito per fare un sacco di roba tardi e alla fine non ne valeva più la pena, sono rimasta a casa, non ho ancora fatto niente, mi sono messa a leggere tutto il pomeriggio.
ho finito il libro Teddy, un thriller. Devo dire che mi è piaciuto alcune cose, però era un po' che lo volevo leggere mio padre. L'ha finito di recente, me l'ha raccomandato, quindi ho letto, ma niente, adesso volevo iniziare ad abbozzare un po' il prologo. Ho avuto un'idea recentemente per una ennesima versione del prologo e quindi volevo iniziare a scriverla un po' a mano per avere un'idea se possa funzionare o meno. Le 12 e mezza, ho appena finito di pranzare, oggi lavoro il pomeriggio. Negli ultimi giorni, a parte scrivere appunto un po' a mano, l'altra sera non ho fatto molto, mi sono concentrata su altre cose sempre relative alla scrittura, ma non a progetto Urbex. Ho dovuto sistemare alcune cose, quindi mi sono presa, diciamo, una pausa. Adesso volevo, prima di andare al lavoro, mettermi a guardare un attimo il nuovo prologo per andare avanti. Mi stava piacendo com'è venuto, ma non l'ho finito tutto perché ho un po' di dubbi su come portarlo avanti, però spero che scriverlo un po' a mano mi aiuti, ecco. Il 16 marzo, negli ultimi giorni non ho aggiornato questo vlog perché mi è venuta l'influenza, non so se si sente un po' dalla voce. Giovedì mi è venuta la febbre, mi sono dovuta far venire a prendere al lavoro da mia mamma come se fossi a scuola perché non riuscivo a prendere il treno. Avevo 38,8 di febbre, sono arrivata a casa e ho dormito per 2 ore dopo aver preso le medicine e quindi sono dovuta stare a casa dal lavoro venerdì e oggi. E ho ancora un po' di mal di gola, sono un po' intasata, però non ho più avuto la febbre, di conseguenza non ho fatto granché a livello di scrittura. Ho lavorato a altre cose relative comunque al sito web che sto cercando di fare, cose del genere, però non ho scritto niente né fatto brainstorming. Adesso mi sono svegliata stamattina, ho fatto la doccia, ho finito una cosa per lavoro che avevo lasciato in sospeso prima di andarmene giovedì, mi sono appena asciugata i capelli, ho aspirato il bagno, adesso sto caricando le clip di questo video sul computer perché non ho ancora iniziato a editarlo e non so da quanto tempo va avanti, e devo poi pulire tutta la cucina perché ho i piatti a mollo nel lavandino e i fornelli da pulire, ma non l'ho ancora fatto. Spero di potermi poi mettere un po' a scrivere, a fare il punto della situazione, perché vorrei piano piano riprendere a fare anche quello, ecco. Sono le 19:15 di lunedì 18 marzo, ho fatto una sprint di circa 33 minuti, 35 minuti oggi prima di pranzo e ho scritto circa 500 parole, quindi niente male. Ho iniziato un nuovo capitolo, anche se questa scena potrebbe rivelarsi essere quella alla fine del capitolo precedente, non ho ancora deciso. Sono oltre le 25.000 parole nel romanzo, quindi sono contenta. Oggi ho pian piano ripreso a scrivere. Nel pomeriggio avevo una riunione al lavoro, un'equipe, quindi sono andata in ufficio. Sono appena tornata. Stasera esco a cena con mio papà perché mia mamma è al lavoro e mio fratello è al momento da qualche parte in Islanda. E quindi andiamo a festeggiare la festa del papà, solo io e lui. Andiamo al ristorante a mangiare il cinese e niente, mi metterò un attimo qua a riposare mentre aspetto che arrivi l'ora di andare al ristorante. E domani sono a casa la mattina, ho una laurea, il pomeriggio devo andare a Parma, quindi partirò penso subito dopo pranzo, così tra una cosa e l'altra per combinare gli orari, e poi tornerò la sera, quindi se riesco mi metterò a scrivere la mattina. In ogni caso credo sia ora di giungere alla conclusione di questo vlog. È stato un po' caotico, un po' spezzato, credo non molto produttivo verso la fine, però ecco, sono comunque soddisfatta di riuscire ad andare avanti piano piano. Come sempre vi invito a lasciarmi qualche commento se volete, per parlarmi un po' di come va la scrittura per voi, cosa state leggendo, cosa state facendo, e se avete voglia di fare due chiacchiere trovate i miei social network in descrizione, potete sempre mandarmi un messaggio, mi fa molto piacere. Vi ringrazio di aver visto questo vlog e vi auguro una buona scrittura e una buona serata.